Durante il periodo quaresimale, che va dal mercoledì delle ceneri al sabato santo, quasi alla vigilia di Pasqua, nella cattedrale di Frigento, in provincia di Avellino, avviene qualcosa di particolare. La chiesa viene totalmente sconvolta e risistemata e riqualificata, mettendo in esposizione per questo lungo periodo alcuni tavolati a grandezza umana che rappresentano gli ultimi momenti della vita di Gesù, a partire dall'ultima cena fino alla deposizione della croce. I misteri, così che la tradizione li chiama, qualcosa di particolare, qualcosa di misterioso, che avvolge la storia dell'uomo attraverso gli ultimi momenti della vita di Gesù. Opera di artigiani sicuramente creativi, i misteri di Frigento rappresentano una pagina importante nella storia di questa cittadina dell'Arte Irpinia. Attraverso un crescendo di episodi e di situazioni drammatiche, ripropongono, con figure a grandezza pressoché naturale, scene che ricordano gli ultimi giorni della vita terrena del Cristo, dall'ultima cena, come abbiamo detto, fino alla deposizione. I misteri di Frigento si distinguono anche da quelli degli altri paesi per un altro motivo: l'utilizzo della stoffa che sostituisce la cartapesta nell'abbigliamento, talvolta sfarzoso, dei suoi personaggi. Elemento sintetico e unificante di questo procedimento è la cartapesta, che in Italia si lavorava già dal Rinascimento, ma che raggiunse il suo massimo splendore in età barocca. La sua straordinaria capacità di modellarsi al disegno dell'artista e il suo costo decisamente irrilevante la resero cara agli artigiani e agli artisti poveri, che non potevano permettersi l'acquisto di materiali pregiati. Le statue di cartapesta erano inoltre molto leggere e potevano essere trasportate durante le processioni sacre. Nella Lampoli del XVII e XVIII secolo, valenti artigiani furono chiamati ad assecondare l'esigenza della città di dotarsi di apparati effimeri ed illusori in occasioni di feste o di eventi straordinari, ma anche di realizzare figure di santi e personaggi del presepe, capaci di toccare il cuore dei fedeli. La cartapesta entrava a pieno titolo dunque nel mondo dell'arte e dell'artigianato religioso e con il passare del tempo veniva utilizzata sempre più spesso per la realizzazione di figure iconoclastiche e a grandezza naturale che raccontavano episodi della vita del Cristo, i misteri di Frigento appunto. Da Napoli la lavorazione della cartapesta si diffuse in tutto il mezzogiorno d'Italia e trovò nella città di Lecce un ambiente particolarmente favorevole per il suo sviluppo. In verità,
Il valore di un'opera d'arte non appartiene al materiale sensibile di cui essa è costituita, ma alla forma che rende espressivo quel materiale e che emerge ogni qualvolta un'esperienza raggiunge il suo completo sviluppo. Superata la concezione esoterica dell'arte che considera l'artista chiuso in una torre d'avorio e le opere d'arte come oggetti staccanti dall'esperienza terrena e posti in un semi irraggiungibile empirio, possiamo parlare in maniera serena e costruttiva del valore estetico dei misteri della cattedrale di Frigento, la cui realizzazione risale alla seconda metà dell'Ottocento. La collocazione storica ci viene suggerita da una lettera datata 21 novembre 1855 inviata dal vescovo di Avellino all'arciprete di Frigento, il primicerio Nardovino, rinvenuta all'interno di una delle statue e recuperata dagli artigiani impegnati nei lavori di restauro dei misteri, che erano stati gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980. Il documento suggerisce, in modo inequivocabile, che l'opera fu realizzata negli anni successivi al 1855 e dunque negli anni che seguirono la proclamazione dell'Unità d'Italia. Essi furono realizzati da artigiani frigentini animati dai sentimenti autentici dell'amore e della fede, ma anche dal desiderio di superare le divisioni psicologiche che separano gli aspetti intellettivi da quelli pratici del lavoro dell'uomo. Erano gli anni in cui Antonio Russo, il santaro di Mirabella e Clano, dopo oltre un ventennio di apprendistato napoletano, apriva il suo laboratorio per il lavoro della cartapesta, procedeva alla realizzazione dei misteri della sua città e li consegnava ai committenti nel 1875. A lui, secondo la tradizione, i canonici del capitolo della cattedrale di Frigento affidarono l'incarico di realizzare, rigorosamente in cartapesta, le teste e le mani del Cristo e dei suoi discepoli. Ma il lavoro maggiore e più impegnativo fu svolto dagli artigiani locali, che in quella circostanza dimostrarono grande perizia tecnica e squisita sensibilità pittorica. I continui restauri e i rifacimenti di interi tavolati hanno profondamente modificato le cromie originarie, ma il materiale e le scene sono ancora quelle di allora. Parlando dei misteri di Frigento, qualcuno ha voluto dire che l'opera è priva di omogeneità. Così, nelle rappresentazioni come nei materiali, il rilievo è fondato, ma non è un elemento negativo. Spesso la mancanza di omogeneità assolve meglio la funzione suprema di costituire l'elemento fondamentale di comunicazione e di unificazione tra i membri di una stessa comunità. Il restauro ed il recupero è stato possibile grazie alla generosità e al contributo dei componenti del Comitato Pro Cattedrale. In ogni modo, i misteri di Frigento rappresentano la soggettiva ed individuale riscoperta esistenziale del Venerdì Santo, inteso come stadio di dolore e di calvario,
ma anche come volontà di immaginare una resurrezione possibile. Lo comprova la presenza, al loro interno, di un artistico crocifisso del Settecento e di altre statue dello stesso periodo, oltre naturalmente alla stazione della Schiera degli Angeli. Opera di grande rilievo sociale ed antropologico, i Misteri di Frigento sono un eccezionale documento di storia contemporanea. A chi li guarda con attenzione, infatti, non può sfuggire che in quei personaggi vive tutta la società frigentina della seconda metà dell'Ottocento, con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue paure e le sue speranze, e quindi non può non sottrarsi allo stupore e alla meraviglia che si prova di fronte al mistero, che spesso trascende i normali processi conoscitivi dell'uomo. L'intento dei canonici del capitolo della cattedrale di Frigento nella realizzazione dei misteri era sicuramente quello della evangelizzazione, cioè attraverso le immagini educare l'uomo alla riscoperta del mistero di Dio che si era sacrificato nella croce per la redenzione dell'uomo. I tantissimi fedeli che affollavano nei giorni di Quaresima la chiesa cattedrale, attraverso le parole del predicatore, dovevano riscoprire con le immagini visive dei tavolati dei misteri l'immenso amore che Dio aveva dato nel sacrificare il proprio figlio per la salvezza del mondo. Era una via crucis vivente, giornaliera, che attraverso la meditazione e la riflessione sulla passione del Signore doveva portare l'individuo alla riscoperta dell'amore di Dio. Il pellegrinaggio, quindi, lungo la via della croce, doveva portare alla contemplazione della passione del Signore e del suo amore infinito per l'uomo. Con la sua morte Gesù aveva vinto la morte, perché Dio lo aveva resuscitato. Il pellegrinaggio dell'uomo però continua quella del cuore, quello del ritorno a Dio, è il pellegrinaggio della conversione. Dobbiamo aprire i nostri orizzonti ad una visione di gioia e di speranza, un nuovo cielo e una nuova terra, Dio per sempre con noi. Grazie, o Signore, per aver illuminato il nostro cammino sulla via della croce. Grazie, Signore, per gli insegnamenti che ci hai dato. Ti preghiamo, Signore, aiutaci a scoprire il tuo progetto su di noi. Ti preghiamo, Signore, rendici simili a te, perché nella nostra voce risuoni la tua voce, nel nostro amore si riveli il tuo amore e la nostra vita diventi ogni giorno un segno vivente che parla di te al cuore di ogni uomo.